up in a nova's glow and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. E benvenuti a questo nuovo episodio di Guide of Legend o Guide of Legends, come voi piacete chiamarlo o a noi piacete chiamarlo. Quindi siamo stati tra i fortunati a prendere un account del PBE e siamo qui a mostrarvi il nuovo eroe di di League of Legends, che uscirà a breve, il buon Vel'Koz. Vel'Koz. Ma è quella cosa con tante tra le sì, tentacoli. Che fa un sacco di tentacoli. Allora, praticamente questo è il nostro omino che sembra molto un personaggio di Cthulhu. Quindi quello che andremo a vedere in questo istante sono le sue abilità. Innanzitutto partiamo dalla passiva. La passiva è grossissima, perché praticamente Vel'Koz applica con ogni sua abilità uno stack di Deconstruct. Cosa consiste il Deconstruct? Praticamente potete applicare da 1 a 3 stack di questo qui, e ogni volta che voi utilizzate un'abilità aggiuntiva sul personaggio su cui ci sono questi stack, infliggerete da 35 fino a 100 e passa true damage. Oltretutto le stack non vengono consumate dall'abilità, ma rimangono e vengono refreshate. Non solo, le stack si perdono dopo 7 secondi che non si è più colpiti, però l'attacco base del champion, del nostro Vel'Koz, le refrescia, non ne aggiunge, ma ne refrescia. Ovviamente tipo ci sono più meccaniche per aggiungere le stack e ora ve le andremo a illustrare. Allora, praticamente siamo al Plasma Fission. In cosa consiste questo? Praticamente è uno shot, un proiettile di energia che fa il nostro sporco danno, e poi applica anche uno slow del 70%, che tra l'altro viene incrementato con i successivi rank della spell, cioè la durata dello slow viene incrementata con i successivi rank della spell. Ed è molto grosso, perché in teamfight, dopo che ha colpito un campione o dopo che ripremete la vostra Q, questo viene splittato in due colpi a un angolo di 90 gradi. Vi faccio vedere. Allora, per prima cosa lo piazziamo qua, e questo è il colpo, arriva alla fine e si splitta in due parti, ok? Oppure, quando raggiunge il nostro champion, lo sparo e si splitta in due parti. Oppure, nuovamente, se io lo sparo e ripremo velocemente, si splitta a metà o a seconda della vostra velocità di click con la Q. Questo applica una stack del nostro buonissimo e amato Organic Deconstruction. Quindi, la seconda abilità praticamente funziona così. È un Void Rift. In cosa consiste? Praticamente noi abbiamo due charge, come può essere i pugni di V o chi per lei, e che vengono ripristinate nel tempo, in 18 secondi in questo caso. Ovviamente se voi aumentate il grado della skill diminuisce questo tempo di recupero. E cosa succede? Praticamente non solo applica anche questo qui una stack di Organic Deconstruction, però effettua una bellissima spaccatura nel terreno che infligge un danno iniziale, dopodiché esplode ed infligge un ulteriore stack di Organic Deconstruction. Praticamente facendola rivedere, vediamo che raggiunge il suo limite e poi esplode e infligge danno sia quando attraversa che quando esplode e scompare. La terza spell, la vostra, è Tectonic Disruption. Allora, praticamente questa qui è una spell di knockback ad aria. Come funziona? Noi abbiamo qua la nostra bellissima esplosione, anche qua, che ha un cooldown molto più grande rispetto al solito. Ovviamente aumentando i gradi diminuisce il cooldown, il costo del mana e il danno. E la cosa molto 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 importante è che se voi venite gankati dai vostri avversari, la potete sbalzare indietro e farlo volare per ben 0,75 secondi, che è tanto, soprattutto per una P-Mid. L'ultima spell è una delle spell secondo me più geniali che abbia mai fatto la Riot. Praticamente è il raggio della morte nera, Life Orb Disintegrator Ray, che tipo c'ha un nome lunghissimo ed è una cosa assurda. Giustissima come nome.
sì, appunto. Allora, per 2,5 secondi voi sparate un raggio che seguirà il cursore. E questo raggio infliggerà 500 danni di base, cioè un danno di base elevatissimo. E ogni 0,5 secondi, tra l'altro, aggiungerà una stack di Organic Deconstruction. Non solo, rallenta anche del 20%, rallenta. Quindi andiamo a fare il nostro raggio, guardate, così, e lo sposto, e questo qui si prende tutte le stack di Organic Deconstruction, e che quindi io posso inferire a mio piacimento qua sopra, fino a che non esplode, morendo, refresciando le mie spell e tutto quant'altro. Tra l'altro vorrei farvi notare che se io continuo a sparare di attacco base sul champion, come dicevo, la stack non se ne va, non la aggiunge, però non la perdo neanche. Ovviamente in questo caso io lo faccio balzare in aria, continuo senza refresciare, è proprio un champion da Arras, né più né meno. Quindi ora andremo a terminare la vita del nostro buon amico che ci ha aiutato fin qua a sopportare i nostri colpi. Guardate come lo ballonzolo qui sfondandolo, ed eccolo che ci siamo portati a casa il buon Alistar. Non solo, ha degli emote interessanti, soprattutto questo è bellissimo, questo è fantastico. gioca con le palline, gioca, è fantastico. Ma sono i tuoi occhi. Lo so, purtroppo è così. Qui cerca di fare qualche calcolo algebrico matematico. Sono grandissime le nuove animazioni. Questa è la sua risata, che vabbè, è un po' triste come risata effettivamente. E qui invece abbiamo il ballo che effettivamente... Cosa può ballare un la piove. è bello. No, aspetta, scusate, questo qui è il ballo, questa è la risata. Mi sbaglio sempre. Va bene, comunque, adesso andremo a mostrarvi com'è che il nostro Vexor muore, nonostante sia bellissimo e non si meriti questa fine, colpiti dal nostro Alistar. Interrompiamo le comunicazioni per mostrarvi la morte di Velkoz. Madonna, com'è complicato anche loro. Cioè, davvero, c'era, vabbè. Ok. Ok, e questa qui invece è come viene schiantato il vostro buon Velkoz. Boom. Come una piovra, e poi tipo, vedi che ride sempre così. È la sua anima, vola via l'anima. Perché in realtà è un alieno, in realtà, non ce lo scordiamo mai, non ce lo scordiamo. Ritorna nel suo pianeta d'origine. Ritorna nel suo pianeta natale, torna. Che poi sarebbe lo Spawn, che poi. Vabbè, ognuno ha il suo pianeta natale, no? Ognuno si accontenta di quello che ha. E ora la seconda morte? E voilà! Però è bello come torna, sì, dal Void. Proprio un personaggio del Void cattivo. Questo invece è come cattura la torre con il suo... Ma tra l'altro ride, cioè non è cattivo come sembra. No, è simpatico, il tuo amico del cuore. Ride sempre, ride, guarda che faccia gioiosa che ha. Non è un sorriso quello. È chiaramente un sorriso, guarda che faccia sorridente. E rieccoci qua con la seconda skill che uscirà insieme al buon Velkoz. Tra l'altro, tra le altre cose, uscirà la sua skin di Battlecast, perciò una delle skin più belle mai uscite per i personaggi che per ora ce l'hanno. Lui ci esce direttamente, probabilmente in bundle con l'uscita di quest'eroe, e guardate un po' come cambiano le animazioni delle nostre skill che abbiamo presentato poco fa. Innanzitutto la divisione dei razzi, che ora sono due razzi e perciò sono anche di fuoco, questa crepa di fiamme che andrà a esplodere, l'esplosione direttamente, che sono anche questi qui due piccoli razzi, ma quello che mi piace più di tutti è l'enormità del raggio che va a spaccare tutto. Oltretutto cambiano anche se di poco le emotion. Quello che sono granate, quelle sono granate, esatto, e se le metto qui dentro. E io. Poi abbiamo anche la scritta, che comunque rimane un calcolo matematico rosso, il nostro... Oddio, cosa vuole questo? Spacca, ora vi mostrerò come funziona le skill. E boom! Ma non ci muoio, sono troppo grosso. Ma non prendiamoci. Ricordate sempre di aumentare la Q, perché aumenta la durata dello slow. E quindi guardate come va piano, guardate. Vai, continua, tanto non ti faccio da meglio, facciamo così. E quindi l'ultima che ci rimane da fare è comunque la risata, che non cambia più di tanto, non cambia. Ride, come? Ora te ne accorgi che ride. Ora me ne accorgo che ride.
il fatto che balli è comunque questo qui uguale. L'ultima cosa che ci manca a far vedere è la morte, quindi devi andare contro Warwick e morire. Sì. No, Warwick si è andato perché sa che sono troppo potente. Vai contro la torre. Perciò andrò contro la torre sicuramente. Guarda che schilata che faccio con... Niente, non mi ha colpito. Ecco la morte in diretta di Vaykots, batto il cast Vaykots e schiaffi. La morte è praticamente uguale, anzi è assolutamente uguale. È bello però. Perde pezzi. Perde la marmitta, perde. Sì, e l'anima non esce questa volta. Esatto, è giusto, non esce l'anima. Quindi non respawni. Se morite in questa skin siete morti. Se morite in questa skin è per sempre. Tornate indietro. Guarda, non stai respawnando. Non rispondi. No, non ci sono cazzi, 5 secondi sono nel life del game. Comunque questa era l'uscita di Vaykots direttamente dall'alto come farebbe un buon alien. Direttamente in italiano, direttamente sui vostri schermi. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto commentate, condividete come se non ci fosse un domani. Fatelo con rabbia, mi raccomando. E ci vediamo al prossimo video di Guide of Legend.